Cosimo I dei Medici, fondatore e primo gran maestro dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, sottomette un delfino a simboleggiare il dominio del mare del Granducato di Toscana. La statua, voluta dal figlio di Cosimo, Ferdinando I, alla fine del Cinquecento, si trova in Piazza dei Cavalieri a Pisa, davanti al Palazzo della Carovana, l'ex palazzo medievale degli anziani, oggi sede della Scuola Normale Superiore, Ateneo d'Eccellenza. Tutto qui ricorda un passato ricco di storia che oggi un progetto della Normale e della Fondazione Pisa valorizza e fa conoscere. E quello che ci siamo trovati davanti è stata una bella sfida, perché Piazza dei Cavalieri è una piazza assolutamente straordinaria nella sua vicenda di stratificazione. È una piazza che era il cuore della Pisa medievale, poi è diventata la Piazza dei Cavalieri di Santo Stefano e dall'Ottocento è diventata la piazza della Scuola Normale. La Piazza dei Cavalieri è la vera piazza della città, diversamente da quello che si pensa che sia la Piazza dei Miracoli. Quando la Scuola Normale ha proposto un progetto di valorizzazione che permetteva l'approfondimento, la conoscenza e anche una promozione della piazza attraverso visite guidate, la Fondazione, che era molto intervenuta sulla piazza, è stata molto lieta di approfittare di questa occasione. Piazza dei Cavalieri, un tempo piazza delle Sette Vie, fu il fulcro del potere politico durante l'età delle libertà comunali, fra l'XI e il XII secolo, quando Pisa era una ricca repubblica e potenza marinara. Raggiunse allora il suo massimo splendore. Poi, dall'inizio del Quattrocento, cominciò un lento declino sotto il dominio di Firenze. I Medici, nominati Granduchi nel 1569, volevano dare un'idea anche visiva del cambiamento. Per questo Cosimo I chiamò a Pisa Giorgio Vasari per trasformare la piazza in un proscenio teatrale, a cominciare dal Palazzo della Carovana. Il passato medievale comunale di Pisa non c'è più. Quindi il Palazzo degli Anziani, che aveva delle strutture medievali, deve essere nascosto completamente alla vista. E quindi Vasari elabora questa meravigliosa facciata che copre tutte le difformità delle strutture medievali celate ancora all'interno e la decora con un graffito, che è una tecnica tipicamente cinquecentesca. Si decide di usare questa facciata come un palinsesto della dinastia Medicea. Quindi si scelgono le immagini dei Granduchi, perché i Granduchi sono anche i Gran Maestri dell'Ordine di Santo Stefano. Quest'ordine militare, marittimo e religioso voluto dai Medici, contraddistinto dalla croce ottagona rossa che richiama la croce bianca dei Cavalieri di Malta, era riservato a chi poteva vantare 4 gradi di nobiltà, paterna e materna, e aveva in questa piazza i suoi palazzi: la chiesa di Santo Stefano, il Palazzo della Carovana, dove i novizi studiavano e si formavano alle arti militari e alla scienza nautica, e il Palazzo dei Dodici, dove i cavalieri amministravano l'ordine e decidevano le guerre. Le pareti e il soffitto della sala dell'udienza ne richiamano il ricco e potente passato. L'Ordine di Santo Stefano è un ordine che, nella sua vocazione militare, combatte sui mari del Mediterraneo, quindi in qualche modo prolunga la tradizione marittima cittadina. Partecipavano nell'economia del riscatto, andavano da un lato a liberare cristiani, dall'altro a catturare musulmani che venivano ridotti in schiavitù, pattugliavano le coste. In alcuni momenti i Cavalieri di Santo Stefano diventano protagonisti in parte anche della vita pubblica. Dobbiamo immaginare cortei, processioni, feste cittadine in cui l'ordine ha un ruolo importante. Ma Piazza dei Cavalieri nasconde anche episodi celebri di un passato medievale che hanno segnato la fama della città. All'interno della Torre della Muda trovò la morte per fame il conte Ugolino della Gherardesca, assieme ai 2 figli e a 3 nipoti. Episodio narrato nell'Inferno di Dante, che scrisse la famosa invettiva contro la città: «Ai Pisa, vituperio delle genti!». La torre oggi è tornata di nuovo visibile nel Palazzo dell'Orologio, sede della biblioteca della Scuola Normale Superiore.
alla fine del Cinquecento il Granduca Ferdinando I la voleva cancellare da Pisa, diceva una memoria infame, e quindi ha fatto costruire intorno il Palazzo dell'Orologio. Uno dei percorsi che noi abbiamo attivato è proprio quello che prevede la possibilità di entrare dentro il Palazzo dell'Orologio e vedere la Torre della Fame in tutta la sua estensione. Per ottimizzare il progetto che ha lo scopo di valorizzare e far conoscere meglio la Piazza dei Cavalieri e dei suoi palazzi, manca la Chiesa di Santo Stefano, chiusa per problemi strutturali. La sovrintendenza si sta occupando proprio dei lavori di ripristino, affinché la chiesa torni a essere visitabile il prima possibile. La chiesa, che è sicuramente l'elemento anche più libero, perché mentre nei palazzi della normale si svolge un'attività didattica e quindi ci sono dei vincoli, la chiesa potrebbe avere un facilissimo accesso. Molto interessante, ci sono le bandiere prese dai cavalieri di Santo Stefano alle varie navi musulmane, alle varie interventi. Ci sono nel soffitto le tele con le maggiori glorie dei cavalieri.